Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe. Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. Il secondo angelo suonò la tromba, come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono per quelle acque perché erano divenute amare. Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò. Il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Vidi poi e udii un'aquila che volava alta nel cielo e gridava a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Io comincio con l'Oceano Pacifico e comincio con due regioni dell'Oceano Pacifico. Una è la California, che in questi giorni sembra un luogo sul quale Alessandra stava leggendo qualcosa. La California brucia, però al tempo stesso il Museo Getty ha appena dichiarato che non c'è problema, le opere che stanno là dentro sono perfettamente difese da pareti di granito e di ferro e da 31 milioni di litri di acqua, se ho capito bene. Contemporaneamente all'incendio della California, naturalmente a Cupertino, a Palo Alto, dove ci sono le grandi corporation che producono il virtuale, siamo tranquilli, una sorta di cristallina astrazione rimane inattaccabile da parte del fuoco. Voglio dire, la cosa che mi colpisce quando pensiamo all'apocalisse contemporanea, che è ormai evidentemente in corso, è il fatto che il mondo sta manifestando una specie di scissione, per cui da una parte il corpo è preso in una sorta di convulsione dolorosa, ma l'astrazione persiste e va costituendo le strutture dell'automa globale. Ecco, l'automa globale è il caos. Questa è l'immagine che io ho del mondo che viene. Contemporaneamente scendo lungo la costa dell'Oceano Pacifico e mi fermo a Valparaíso, a Santiago, a Concepción, nelle città del Cile che negli ultimi 10 giorni sono permanentemente occupate da una folla gigantesca di persone che portano per la prima volta dopo 40 anni, riportano sulla scena la promessa, l'utopia, la speranza che fu rappresentata da Salvador Allende prima che gli assassini di Chicago e di,
di Santiago distruggessero quella possibilità. Quella possibilità persiste, quella possibilità non è scomparsa. La possibilità della solidarietà, dell'uguaglianza, esiste, persiste, ma non siamo più capaci di vederla perché il fumo del fuoco la rendono irraggiungibile, e perché contemporaneamente, al posto di quella possibilità, di quella speranza, si costituisce l'automa globale. Ecco, questa è la visione che io ho, è una visione un po' fantasiosa probabilmente, ma è quel che io vedo. Come debbo comportarmi? Disperare? No, non sull'amico. Posso sulla disperare domanda. Per un attimo? Sull'amico. Tra l'altro, perché comunque oggi è una giornata anche un po' particolare, tutto altro, questa è una festa, specie di festa sorpresa per Bifo, perché oggi fa 70 anni. Quindi... vediamo la comunità. Seconda considerazione, io non vedo, penso che qui non vediamo assolutamente niente, cosa è un grande vantaggio, così se qualcuno casca dal sonno non abbiamo il problema, non lo sappiamo, ecco, siete nel buio. Dunque io credo che l'Apocalisse è quei pochi versetti che Alessandro ha letto, in realtà possono descrivere o essere facilmente applicati a quello che Bifo ha detto, e potremmo aggiungere a tante di quelle descrizioni tra virgolette terribili, il cielo che si ribella, la stella che cade, qualcosa che ti trascina, davanti alla quale non riesci a far nulla, assolutamente più forte della propria resistenza. Direi che sono come delle luci che ci illuminano, come ha detto Bifo, delle situazioni a cui paradossalmente ci stiamo abituando, cioè curiosamente ci stiamo abituando all'Apocalisse, o a tante apocalissi, a tanti segnali, direi di un tempo della fine del mondo, cioè di un mondo che si sconvolge, o di un mondo che si rivolta contro l'uomo, diciamo così. Quindi appunto la California, oppure tanti paesi dell'America Latina, il Cile in particolare, ma non solo. E poi pensiamo ai bombardamenti. In questi giorni mi è capitato, sono andato in diversi istituti di anziani, siccome quest'anno sono 75 anni dell'eccidio di Mazzabotto, e quindi dei bombardamenti terribili anche che ci furono su Bologna, e su tutta l'Emilia Romagna, ma in particolare su Bologna. Per cui abbiamo parlato molto tempo con gli anziani di quello che si ricordavano, e appunto l'angoscia, il senso di fine, la vita che non conta niente, l'essere oggetto, diventare un oggetto. Quindi è l'Apocalisse, quello che la lettura del libro dell'Apocalisse ci aiuta a capire, ci rivela, il libro Apocalisse vuol dire rivelazione, ci rivela, ci fa vedere, e te lo fa vedere in tutta la sua drammaticità. Perché la domanda, per rispondere per provare a rispondere alla domanda di Bifo, una domanda giustissima, no? Che qualche volta sembra non avere risposta, cioè un po' ci siamo anche decisamente abituati ad assistere, come uno spettacolo, ad assistere queste tra virgolette apocalisse con un misto di ottimismo e di rassegnazione. Cioè di ottimismo, quello che resta di un ottimismo che credo, insomma, non saprei, ma penso che come età media, insomma, non siamo proprio sotto i 30, tendenzialmente siamo intorno al doppio dei 30. Effettivamente quell'ottimismo da cui siamo nati, di cui molti di noi sono nati, appunto subito dopo la guerra, il problema di dover guardare al futuro, di girare pagine, eccetera, no? Che però oggi è inconsapevole, perché abbiamo talmente tanti segnali. Pensate al discorso dell'ambiente, che è una delle cose più evidenti, in cui
ci sono dei segnali evidenti di allarme, guardate che siamo in ultima generazione che può fare qualcosa, c'è un punto di non ritorno e via dicendo. E per fortuna che c'è una ragazzina di 16 anni che grosso modo cerca di mobilitare, riesce a mobilitare, poi qualcuno lo liquida dicendo ma quello è un fattore digitale, comunque ben venga qualcosa che apre gli occhi e che rende consapevoli. E poi il ministro di rassegnazione, che per cui la domanda sembrerebbe che non si può fare niente, cioè che la domanda non si riesce a dare una risposta e che come qualcosa di sempre più grande e ineluttabile. Credo invece che misurarci con lei apocalissi ci richiede qualcosa, non è un problema, cioè ci richiede una consapevolezza e anche una determinazione maggiore di quanto stiamo vivendo. Per cui direi, uscendo dall'ottimismo vuoto, liberandoci da una rassegnazione che alla fine ci fa abituare a tutto, ci fa assistere a tutto, che in molti casi ci dà anche una certa consapevolezza, ma non la determinazione a cambiare, io credo che dobbiamo trovare la risposta alla domanda di Bifo. E poi adesso la continuiamo, tanto ti ridò, perché non è una risposta che non possiamo rimandare. Nella descrizione dell'Apocalisse è un qualcosa che è terribile, di fronte alla quale dobbiamo anche provare a immaginare qualche cosa. Ecco, non occorre che io ricordi che l'Apocalisse è il momento in cui si vede, in cui si rivela, qualcosa esce dal nascondimento. Allora io cerco di vedere l'atteggiamento di chi prima di pensare cerca di avere come delle immagini forti, mi pare utile in questo momento. A me viene in mente l'immagine del vecchio e della bambina in questo periodo, come le due grandi figure che emergono sulla scena. La bambina può essere per esempio Greta Thunberg, ma può anche essere una giovanissima attrice cilena che l'altro ieri a Cadiz ha fatto un comizio, era lì per rappresentare uno spettacolo e ha detto no, prima parlo, e ha parlato per 10 minuti, io ho ascoltato online questo discorso della giovane attrice cilena, un discorso di precisione teorica, analitica, politica, etica, impressionante. Oppure Camila Moreno, una cantante cilena che con un bambino in braccio una settimana fa ha fatto un comizio, anche quello impressionante per chiarezza. Ecco, quello che mi fa impressione nella rivolta cilena, sapete il Cile, poi c'è il Libano, poi c'è l'Iraq, poi c'è Hong Kong, poi c'è Barcellona, poi c'è l'Ecuador, il mondo sta evidentemente esplodendo, ma esplode in una maniera che è difficilmente riconducibile ad una consapevolezza. Il Cile mi appare oggi, per ragioni che non so, che immagino, il luogo nel quale vi è una coscienza più acuta, più precisa di ciò che occorre cominciare a dire e cominciare a fare. Ecco, questa è la bambina. E poi c'è il vecchio. Il vecchio può essere il vecchio idiota che fa il presidente degli Stati Uniti d'America, tanto per cominciare, ma non solo, così è troppo facile dire il vecchio porco. No, non sto parlando di questo, sto parlando di me, sto parlando del vecchio che rappresenta l'esaurimento. Ecco, l'esaurimento, il venir meno, il ridursi delle energie, il ridursi della capacità di focalizzare le cose. Ecco, l'esaurimento, questo è ciò che io propongo all'attenzione di tutti noi, di me stesso e di tutti, perché credo che noi stiamo andando verso l'estinzione. È la prima volta nella storia umana che l'estinzione si presenta come una possibilità assai realistica.
politica, nella storia dei prossimi 20, 40, 50, 100 anni. Stiamo andando verso l'estinzione perché non abbiamo il coraggio di interpretare l'esaurimento. L'esaurimento, ce l'aveva detto il Club di Roma 50 anni fa in un libro che si chiamava Limiti della crescita. E ce lo ripete ogni giorno la consapevolezza del fatto che la crescita non può essere infinita, l'accelerazione non può essere infinita, perché le risorse, le energie, prima di tutto le risorse fisiche e poi le energie nervose dell'umanità sono limitate. Ecco, interpretare l'esaurimento, avere la capacità di esprimere politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente, psichicamente una armonia con l'esaurirsi. E quindi questo il movimento di Greta Thunberg lo sta dicendo in modo molto chiaro. Lei lo ha detto, quella ragazzina là, io l'ho ascoltata, all'ONU non si è limitata a dire delle frasi retoriche, no, ha detto la gente sta morendo, la gente sta soffrendo e tutto ciò che voi siete capaci di fare è parlare di denaro e diffondere illusioni su una crescita infinita che non ci può essere. Ecco, questo è ciò che pare a me. Ecco, il vecchio non è soltanto quel vecchio porco, idiota, che pretende di mantenere il potere nelle sue mani, anche se non è più in grado di intendere e di volere, anzi, proprio perché non è in grado di intendere e di volere. No, è anche il vecchio che dice il mio esaurimento, il mio venir meno deve diventare la morte è amica. L'esaurirsi è una condizione con cui dobbiamo venire a patti, che dobbiamo riuscire a trasformare in una energia per chi verrà. O siamo capaci di questo o non siamo capaci di niente. Dunque, io sono molto d'accordo sul... Dunque, sul vecchio sì. Nel senso della responsabilità, perché c'è una consapevolezza che, diciamo, il bifo fa sua, no? Una capacità anche di che però nel discorso di bifo sostanzialmente dice siamo tutti vecchi, diciamo, chi è un imbecille però i conti li sa fare e gli affari li fa, perché poi è evidente anche che delle scelte dipendono da certe logiche, non c'è dubbio, no? E poi servirebbe, per questo non sono, alla fine non mi convince del tutto il ragionamento di Bifo, alla fine è impotente, cioè l'Europa, che poi quando sentivo parlare di Bifo viene proprio in mente l'Europa. Cioè l'Europa dove c'è tanta consapevolezza, tanti valori, che ha vissuto tutte le tragedie e quindi con una consapevolezza, diciamo così, dell'apocalisse profondissima, e che mai come adesso vive un momento di difficoltà, i sovranismi, l'incapacità a trovare una linea comune forte, basta pensare come appunto, per esempio, non si riesce ad affrontare un problema ormai ventennale, quello dell'emigrazione e della spinta dal sud del mondo, perlomeno ventennale, perché con tutti quanti le conseguenze che questo comporta. No? Credo che dobbiamo dire che non possiamo accettare l'impotenza, questo è il modo. Cioè è un patrimonio che ha avuto un prezzo così alto e che dissiparlo o addirittura appunto accettare che venga messo in discussione, io resto colpito tantissimo di una serie di cose che per me, per noi, per molti di noi sono ovvie, con le quali siamo cresciuti, che, di riferimenti, di cose che non si mettevano in discussione, no? E caspita, di modi con cui vengono oggettivamente messi in discussione, con una certa anche sfrontatezza, cioè in cui, come dire,
anche con una certa intimidazione, per cui sembra un po' una roba da vecchi, difendere che il fascismo è il fascismo, e che l'Italia è un paese che è nato dall'antifascismo, e che di questa è una cosa di cui noi non possiamo tornare indietro, perché la liberazione è la festa di tutti, non è la festa di qualcuno, non è la festa di parte, no? E poi tanti revisionismi, diciamo così, in cui che effettivamente per certi versi quasi intimidiscono e porterebbero a dare ragione a Pifo, che alla fine, come dire, l'Europa è una cosa di, un po' di una vecchia signora molto saggia, però sostanzialmente, come dire, che si barcamena e prova a difendersi più o meno. Io spero di no, io credo di no, penso che dobbiamo scegliere, davvero, cioè, penso che c'è una responsabilità, ecco. Non voglio fare cioè abbiamo la responsabilità di evitare l'apocalisse, cioè di evitare che effettivamente questa rivelazione, come ha ricordato prima, questa luce che ci... Papa Francesco ha usato che usa le espressioni, ci regala anche delle espressioni. Quando andò a Lampedusa, il primo viaggio del Papa Francesco fu a Lampedusa, e, insomma, scelta non consueta, anzi, così all'epoca accompagnata, direi, da suscitava davvero anche una, come dire, una reazione, no? Oggi ho timore che verrebbe vista quasi come, dire, verrebbe purtroppo interpretata di parte, è un'assurdità, no? Perché la difesa della vita, lo scandalo di fronte a dei poveretti, che decine di persone che muoiono in mezzo al mare, non è di parte, non può essere di parte, quando lo diventa è molto pericoloso, pericoloso perché vuol dire che ce ne porta molto di meno. Comunque l'espressione che aveva usato era la bolla di sapone, dice: noi pensiamo di guardare tutto da una bolla di sapone, ed è un'espressione molto intelligente a mio parere, perché poi lo vediamo e ci accorgiamo anche di come poi con niente la bolla di sapone può scoppiare, no? E lui usava questa espressione per dire: oh, guardate, però c'è delle espressioni, per esempio, restare al balcone, no? Tempo si diceva non stare lì a guardare, no? Cioè devi scendere, insomma, io credo che la consapevolezza deve significare anche una risposta, perché l'apocalisse non è ineluttabile. La rivelazione ci aiuta in realtà a renderci conto e quindi a cambiare, e quindi a decidere, diciamo, e a non restare nella bolla di sapone. Ecco. Ma io intanto... L'estinzione, scusate, perché poi non ci siamo messi d'accordo sulle tre parole, questa è la prima. L'estinzione, e lui ha ragione, cioè il rischio di estinzione è il rischio di estinzione. L'ha laudato, sì, la cito, non per deformazione professionale, forse che deve fare, non è per, perché effettivamente l'ha laudato, sì, e bisogna dare atto anche questo Papa Francesco, è il documento che unisce tutti, cioè non c'è laici, credenti, non credenti, eccetera. Ecco, nella laudato, sì, quel discorso dell'estinzione, cioè il rischio del futuro, e dell'immediato futuro, no? Futuro così qualcuno dice, dell'immediato futuro è evidentissimo. Insomma, che appunto noi stacchiamo la spina, cioè stacchiamo le spine, gli indicatori, cioè veramente siamo in questo dei disgraziati, perché lo togliamo a Greta. E quando Greta dice: oh, ma voi che ci lasciate, dice qualche cosa che è molto vero, insomma, è anche per cui l'estinzione non è una. Così un esercizio di signori che perdono un po' di tempo a discutere del futuro, è qualcosa che di drammatico, di cui, i cui segni sono evidenti e che appunto ci richiedono di una scelta, no? Una determinazione. Ma io volevo riprendere alcune cose che Matteo stava dicendo poc'anzi, sia all'inizio. La prima cosa che il Papa ha fatto è stata andare alla Lampedusa. La cosa che caratterizza con maggiore nettezza
l'azione, l'opera del cardinale che sta a Bologna è l'accoglienza. È naturalmente, io devo anche rivelare una cosa, già che ci siamo, e da quando ho conosciuto Matteo mi farebbe piacere frequentarlo spesso, e qualche volta dico dai, adesso lo telefono, lo invito a cena, poi mi dico ma come ti permetti? Lui sta lavorando. Ci sono anche andato a cena, ci sono anche venuto a cena. Vabbè, ma poi, perché non ti chiamo mai, perché sono sento un imbarazzo vero, io sto lì a casa, leggo dei libri, mi agito da solo. E lui è, lo so. Oltre ad agitarsi agita però, prima di agitarsi. Mi agito lì inutilmente. E lui fa delle cose, questa è una cosa che so, le parlo ai giornali, le parlo agli amici che me lo riferiscono. Ecco, e quindi le cose che sto per dire le dico con questa premessa indispensabile, però poi devo dirle delle cose. E cioè, attenzione, quando noi diciamo c'è una barca che sta portando 114 persone, sono solo 114, noi siamo 500 milioni noi europei, perché respingerli? E quindi ci chiediamo come può esserci qualcuno così cattivo da non voler dare ospitalità a 114 persone, donne, bambini. È vero, ma non è vero. Non è vero perché noi così, se diciamo così, dobbiamo dirlo quello che è, questa cosa qua, ma non è vero. Perché la verità è che l'Africa ha 1,5 miliardi di persone fra qualche anno. E che vuol dire questo? Vuol dire che noi non possiamo affrontare il problema della grande migrazione se pensiamo che sia un problema di buoni sentimenti o anche di buone politiche. Sono 500 anni di colonialismo con cui noi dobbiamo fare i conti. Sono 5 secoli durante i quali si sono determinate le condizioni di un problema gigantesco che noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare, perché comunque questo ci si presenta e ci si presenterà, ma dobbiamo affrontarlo dicendo la verità, e la verità è, sarà durissimo e sarà necessario affrontare questa questione non in termini di mera accoglienza, ma in termini di redistribuzione delle risorse, del reddito. Questo è il problema che ci sta di fronte, ecco perché è così difficile. E poi quelli che odiano. Certo che non sono simpatici e molto spesso appaiono stupidi e spessissimo lo sono, quasi sempre, quelli che odiano per partito, ma perché odiano? Anche questo ci dobbiamo chiedere. E quando io mi chiedo, ma perché uno vota per Donald Trump o per Matteo Salvini? Poi la risposta io ce l'ho, in verità. Molti votano per Donald Trump e per Salvini, perché prima c'è stato Tony Blair, perché sono 40 anni che la sinistra tradisce sistematicamente gli interessi dei lavoratori, impoverisce sistematicamente la società, umilia sistematicamente le aspirazioni della società. E allora alla fine la società dice, ah sì, d'accordo, va bene, io però voto per Donald Trump. Io credo che ci sia pochissima gente che si aspetta che grazie a Salvini e a Donald Trump staremo meglio. È evidente che staremo peggio, ma perlomeno avremo umiliato coloro che da 40 anni ci umiliano sistematicamente. È questo che noi dobbiamo riuscire ad affrontare. Ecco, il problema che noi abbiamo di fronte è certamente un problema morale, ma è anche un problema, vorrei dire, psichico, che si è determinato attraverso un lunghissimo processo di umiliazione e di impoverimento materiale. Ecco perché è difficile. Dunque, riprenderei di queste due cose, anche l'Africa è uno dei punti in cui, diciamo, che ne so, penso sempre quando
eravamo più o meno bambini, i sensi di colpa verso l'Africa, che pensate di corso la fame. Beh, cazzo, era una cosa che ti costringeva a mangiare tutto a casa, diciamo così. Pensa qui, poi. Vabbè, però effettivamente era molto. I due riferimenti era perché noi abbiamo fatto la fame, mangia tutto quanto, non si butta niente. E poi pensa a quelli che, no? E proprio diciamo così, qualche cosa che sono dei riferimenti, e anche in cui, dato non concesso che poi fossero così efficaci, perché poi non erano così, però effettivamente c'aveva un senso di colpa rispetto, appunto, rispetto all'Africa e ai 5 secoli di colonialismo, e direi che non c'è, che si è molto perso. Per tanti motivi, anche perché appunto l'indipendenza africana, e anche perché adesso il problema è leggermente più complicato di una. Il colonialismo è molto più nascosto, se prima era evidente, ci sono altri modi di colonialismi economici soprattutto che sono molto meno visibili, molto più difficili da, diciamo, da verificare e le cui conseguenze sono sempre grigie, cioè la responsabilità, la linea di responsabilità non è così chiara come invece appunto in un colonialismo di occupazione, ecco. E qui credo che c'è un'altra, la seconda cosa che diceva Bifo, che per me è importante, che non servono dei buoni sentimenti. Dunque, forse ne servono di buoni proprio, e poi dopo che c'è il problema di non accontentarsi dei buoni sentimenti. Cioè, anch'io penso che non basta dei buoni sentimenti. Quando, diciamo, una dei tanti vocabolari che un po' mi irritano, che per certi versi sono anche buone fregature perché ci costringono a giocare, diciamo, di rimessa, no? È sbagliato a mio parere. Una di queste, per esempio, il buonismo. Io ho sempre avuto fastidio per il buonismo. Cioè, ho sempre pensato che è come, anche qui, quando penso, che so, agli anni di impegno civile, in cui l'assistenzialismo, no, era una cosa da cui rifiutare. I diritti sono diritti, non è un problema di assistenzialismo. Devi garantire dei diritti e devi far sì che quei diritti siano resi tali, non diventi così, un piacere o un caso, sono dei diritti, e quindi no all'assistenzialismo, no? Il buonismo penso è una cosa che era il modo, anzi direi, penso, credo anche di tante battaglie giovanili in cui il problema era anzi capire le contraddizioni, un tempo addirittura si pensava addirittura di cambiare il sistema, o quello che veniva definito questa parola magica che era il sistema, proprio perché altrimenti diventavi, facevi soltanto assistenza sanitaria, diciamo, curavi le conseguenze ma non le cause, no? Io mi ricordo quando nei primi anni che andavo a Primavalle, agli inizi degli anni 70, dove c'era un sacco di gente, c'era il collettivo di lotta continua che era molto presente nel quartiere, no? E la discussione, la critica, diciamo così, che veniva rivolta, io stavo con la comunità di Sant'Egidio, facevamo dopo scuola, pensiamo appunto, non so, Don Milani, adesso per intendersi come idealità, no? E il discorso era, vabbè, voi fate dopo scuola con qualche bambino, poi alla fine però non cambiate niente. Perché il vero problema appunto è strutturale, il problema è cambiare il sistema. Che era un discorso che uno condivideva pure, che il problema, poi noi forse ci difendevamo, non lo so, però diciamo sì, però lo capisci, cambiare il sistema se stai con lui, se capisci le contraddizioni, se lo aiuti, se trovi il modo per aiutarlo, poi da questo capisci che cosa è che devi cambiare. Non so quanto ci siamo riusciti, qualche piccolo spazio, certamente c'è molta disillusione. Qualche volta dovremmo dire che forse il sistema, tra virgolette, è indubbiamente stato molto più pervasivo e molto più resistente, tante spinte si sono logorate, e però oggi, e per questo penso che non dobbiamo accontentarci di buoni sentimenti, perché altrimenti c'è una
prepara l'olio. Anche l'olio, guardate, è una cosa abbastanza incredibile, diciamo, dell'ignoranza. Poi l'olio con chiave digitale, le macchine, le fabbriche dell'olio, indubbiamente delle cose preoccupanti, no? Molto pervasive, perché in alcuni casi certe cose che Bifo dice come acquisite, e qualche volta viene dubbio che non sono così, che effettivamente la mentalità comune sembra andare da un'altra parte. Io spero di no, credo di no. L'ultimissima considerazione è su uno dei tre termini in cui, diciamo, che hanno caratterizzato tanto l'Europa, gli ultimi, che è la fraternità. E effettivamente di fraternità, insieme con gli altri due grandi ideali che erano l'uguaglianza e la libertà, proprio non esiste più. Cioè, effettivamente di fraternità, nel senso appunto di pensarsi insieme, di arrivare, di uguaglianza, quindi di arrivare, ma soprattutto di pensare che il destino dell'altro è anche il mio. E effettivamente sono molto messi in discussione, e questo è indubbiamente alleato all'Apocalisse, cioè l'odio e la fine della fraternità, o una fraternità ridotta a qualche galateo, anche questo messo un po' in discussione internazionale, no? Insomma, non sono dei segnali estremamente preoccupanti, anche questi, che dovrebbero portarsi ad una severa consapevolezza e quindi anche una forte determinazione. La fraternità. Ma dunque, possiamo chiamarla in varie altre maniere, ne provo qualcuna. Una è la vecchia parola solidarietà, ma ce n'è un'altra che mi interessa di più, perché ci permette di avvicinarci al problema, forse anche un po' alla soluzione, ed è la parola empatia. Io credo che se proviamo a fare una specie di mappa dell'Apocalisse contemporanea, ne abbiamo bisogno, perché fino ad ora ci manca un discorso sistematico sul pericolo che l'umanità sta affrontando. E io in questa mappa vedo naturalmente questione della catastrofe ambientale. Secondo uno che si chiama Bill McKibble, forse pochi se lo ricordano, ma è quello che ha coniato negli anni '80 il termine effetto serra, è un climatologo che si è occupato molto di questioni legate al cambio climatico. Secondo Bill McKibble, in un articolo uscito sul New Yorker di 6 mesi fa, Bill McKibble dice che nei prossimi 40 anni è prevedibile che, a causa del cambiamento climatico e dell'aumento del volume degli oceani, 600 milioni di persone siano costrette nel mondo a spostarsi dalle zone costali verso altre zone. Bill McKibble fa notare inoltre che ormai ci sono interi territori del continente eurasiatico in cui d'estate ci sono più di 50 gradi. Bill McKibble vuole dire, il titolo del suo articolo d'altronde, il pianeta si sta restringendo e noi andiamo, devo ricordarlo con un po' di imbarazzo, verso un'umanità composta di 11 miliardi di persone. Qui si apre un altro capitoletto. Bene, quindi catastrofe climatica, catastrofe ambientale. E questa, come spiega Bill McKibble, mette in moto dei processi sociali, migratori, che portano ad una seconda catastrofe, che è la catastrofe sociale legata, purtroppo devo dirlo, con il diffondersi di un sentimento di panico che si manifesta ormai come guerra civile globale. Una guerra civile che per il momento non è combattuta con tutte le armi disponibili, ma con alcune sì. E voglio dire, dalla Catalogna all'Inghilterra, all'Italia, devo dire, eccetera, eccetera. Mi chiedo,
È possibile superare l'inimicizia radicale fra catalani e spagnoli, fra Brexiters e Remainers, fra fascisti e antifascisti, eccetera, eccetera. Mi pare di no. Cioè, è una condizione di guerra civile che si va preparando. Questa è la seconda, terza catastrofe. Ma insomma, c'è una catastrofe che è quella definitiva, è quella che va più nel profondo e che rende in qualche maniera inaffrontabili tutte le altre catastrofi. È la catastrofe di cui parla Philip Todds insieme a Joachim Phoenix in un film straordinarissimo che tutti voi avete visto, se non correte, che è il parlatissimo, tanto tutti parlano di questo, Joker. Cosa ci dice Joker? Ci dice che la sofferenza che l'umiliazione neoliberale ha prodotto nel mondo sta producendo un effetto di vera e propria epidemia psicotica su scala mondiale. È questo che rende le cose più complicate, perché noi siamo ormai entrati in una condizione, dice, ah ma ci sono le notizie false, le fake news, no, guardate, quelle sono sciocchezze, non me ne frega niente del fatto che ci sono voci false in circolazione, ci sono sempre state, il problema è la mente umana che non è più in grado di distinguere tra il vero e il falso, tra il buono e il cattivo, per ragioni sistemiche. Perché l'infosfera si è accelerata, la psicosfera è per così dire in stato d'ansia di fronte ad un proliferare di tempeste di merda, certo, ma anche perché siamo diventati come incapaci di far fronte all'umiliazione che il neoliberismo ci ha inflitto negli ultimi 40 anni. Ecco, allora torno al punto, fraternità. La fraternità è una cosa, ma insomma è un elemento fondamentale. Se viene meno l'empatia, libertà e uguaglianza non vogliono dire più niente. Ecco, ma come si ricostituisce una condizione empatica? Ci servono forse i politici? Guardate, io credo che la politica sia una scienza, un'arte, una tecnica morta, che non ritornerà sulla faccia della terra. Machiavelli, che la sapeva lunga sul tema della politica, nel paragrafo numero 25 del Principe dice che la politica, il politico, il principe, è colui che ha la capacità, la forza e l'intelligenza di sottomettere fortuna, che è femmina e dunque capricciosa ed imprevedibile. Bene, quella capacità la abbiamo avuta noi politici e maschi per 500 anni, non ce l'abbiamo più, perché fortuna è diventata troppo complicata, troppo imprevedibile, troppo ricca, troppo complessa, perché la politica possa governarla. Occorre la fraternità, occorre l'empatia, occorrono degli psicoanalisti. Io non mi spingo finalmente al coro dei cardinali, perché questo non me l'aspettavo da me stesso, ma occorre qualcuno che abbia la capacità di usare la parola, il gesto, il sorriso per rimettere in moto la cosa decisiva. Senza di quella non si fa niente. Dunque, c'è però che possiamo fare il capo, perché anche per la passione. Dunque, empatia. L'empatia è importantissima, non c'è dubbio. Non ce n'è molta in giro, direi. C'è, non saprei, il contrario di empatia. Il contrario di empatia. All'empatia? Il contrario. All'empatia. Vabbè, però no, empatia. Empatia è troppo facile. Sì, forse indifferenza oppure. Indifferenza. Sì, alla fine indifferenza. Eh? Insensibilità. Ecco, direi che ce n'è molta più di. Anzi, di. Spessa insensibilità giustificata, o almeno che uno crede giustificato, che viene stata, diciamo, viene contrabbandata come addirittura necessaria. Cioè, per certi versi, un eccesso di sensibilità ci rende vulnerabili, no? Per cui
problema di Muni non è soltanto, come dire, delle scelte di alcune scelte tra virgolette di strategia. Effettivamente c'è, ti devi difendere, c'è un mondo che tenta dentro, ti trascinano, lo governi, e quindi appunto c'è una giustificazione, diciamo, di non essere empatici, no? Perché altrimenti non sai più che fare, non sai da che parte cominciare, ti sei travolto, ti devi difendere. Poi c'è una cosa che in realtà era la prima cosa che dovevamo fare assieme con Bifo, che faremo prima o poi, che riprende il problema del pubblico e privato. Per cui, diciamo così, se prima, adesso non vuoi fare un discorso da vecchio, spero di no, ma comunque sia, molti di noi siamo cresciuti con, non dico quasi che il privato un po' un senso di colpa, sì, affari propri, però tendenzialmente un pochino sì, cioè ti dovevi fare qualcosa per gli altri. Io stavo in una classe, ci deve essere qualcuno anche, due della mia classe, in cui i qualunquisti venivano visti come dire, ma guarda questi che fanno niente, cioè, poi facevamo delle cose improbabili con molta presunzione, e anche forse con qualche, però c'era, ecco, il privato, vabbè. E l'empatia comunque sia vuol dire che quello che c'è intorno, ti sintonizzi su quello, no? Ti interessa, per questo ne sei vulnerabile. Noi facciamo, purtroppo, pensiamo esattamente il contrario. Dico davvero purtroppo, perché io sono convinto che senza empatia non c'è. Due cose ancora, una sull'ambiente, è l'esempio più evidente, ce ne sarebbero tanti chiaramente, l'ambiente, appunto, dice, come se noi ragioniamo come se gli apocalissi fossero, riguardassero altri, cioè, che un po' a un certo punto, no, l'apocalisse è l'apocalisse, ed è qualcosa che non rispetta mica le frontiere, non rispetta mica le persone, è l'apocalisse, è esattamente il contrario. Questo no, viene, è come se ci sono le apocalisse che circoscritte, in cui la bolla di sapone, ritorno a quell'immagine in cui appunto uno pensa anche di quella, e anche in cui le consapevolezze che ricordava prima Bifo sembrano esagerazioni alla fin fine, perché se le prendiamo sul serio è ovvio che c'ha ragione Greta. È chiaro che l'appello dell'allargato sì e l'insistenza con cui è stata portata avanti, come dire, richiede qualche cosa che appunto che onestamente no, ecco, vabbè. E quindi l'idea del villaggio comune, che, del villaggio globale, scusate, che anche questa è un'espressione un po' vecchia, che è un'espressione credo che veniva utilizzata dagli anni 60 in poi, in cui la consapevolezza, diciamo, di una, usare i due termini, no? Il villaggio e poi appunto il globale. L'impressione è che siamo un piccolo villaggio, che crediamo di poter essere un piccolo villaggio. È curioso come appunto, e quindi con le conseguenze di questo, no? Ecco, ultimissima cosa sulla politica. Non lo so, io credo che, non so se è finita, perché nel frattempo non c'è qualcuno che la fa, è sempre un problema. E quindi forse, che qui non vorrei ritornare anche qui qualcosa di un po', diciamo, giovanile, no? Perché uno degli assiomi era tutto è politica, tutto. In cui appunto quello che tu facevi, le scelte che tu facevi avevano una rilevanza in un modo o nell'altro, no? E, beh, tutto sommato credo che dovremmo forse ritornare, insomma, ecco, a un'idea in cui davvero tutto è politica e quindi tutto ci deve interessare, di fronte a questo richiede anche quelle scelte, quell'empatia di cui parlava Bifo, che condivido molto.
ricordo bene, Alessandra ci ha detto che... No, questo è vero perché... allora io... Siccome non vi vediamo, cioè dovrebbe che qualcuno ci fermate lì. Ecco. Perché sennò andiamo avanti nel tempo, allora voglio dire... Io penso che cedo prima, ma vi fo sicuro che no, vorrei dire un'ultima cosa, che è una cosa complicatissima, estrema e forse anche un po' screanzata. E cioè, torno al tema dell'estinzione, e per dirla proprio brutalmente e sinteticamente, è quando si grida, ormai in molte città del mondo lo gridano, Extinction Rebellion, vogliono dire che ci dobbiamo ribellare contro l'estinzione? O dobbiamo ribellarci contro la morte? O vogliono dire una cosa più sottile, più raffinata? E cioè che dobbiamo ribellarci perché anche il processo di estinzione diventi umano, diventi degno, condiviso, empatico, consapevole. Lo dico perché, io il giorno prima di Pasqua camminavo per via Altabella, che è una via vicinissima a casa mia e poi dove c'è casa sua, e ho visto Matteo che con l'intorno c'è sempre 3-4 persone che lo inseguono, era vestito in quella maniera in cui ci si veste nei giorni di Pasqua, e io ero di pessimo umore. Ci siamo visti, abbracciati, gli ho detto, senti, vai a vedere un film che si chiama Cafarnao, ho detto, lui mi ha corretto, Cafarnao, vai a vedere un film che si chiama Cafarnao, perché cosa c'è? E io gli ho spiegato due parole, il film su un bambino rifugiato a Beirut, un bambino siriano rifugiato a Beirut, che vive, come puoi immaginarti, che viva un bambino di 12 anni che vive in un campo di rifugiati e che per qualche ragione incontra un giudice e dice al giudice voglio denunciare i miei genitori perché mi hanno messo al mondo. Matteo ha reagito con una faccettina un po' meno giudiva del solito e mi ha detto, ma sai, qui a Bologna il problema non si pone perché si fanno pochi figli. E io, imprudentemente, gli ho risposto, grazie a Dio. E lì io ho visto l'altra faccia del mio vescovo, era allora, è diventato cattivo. E mi ha guardato così, dicendo, questo non lo puoi dire. Ecco, io lo dico. Non è detto che l'estinzione sia la peggiore delle prospettive che ci attende. E d'altra parte, e qui le parti nostre si sono decisamente rovesciate, non dovremmo noi sviluppare una coscienza che ci permetta di affrontare con la rassegnazione o con una capacità armonica nei confronti dell'inevitabile, prepararci alla morte, prepararci all'estinzione inevitabile del genere umano. E poi c'è George, Keynes, l'economista, il quale mi suggerisce di stare tranquillo e dice l'inevitabile non accade mai, perché sempre accade l'imprevedibile. Alla fine sono d'accordo. I primissimi commenti, sull'estinzione, no, è chiaro che non la possiamo accettare per mille motivi, credo, e su questo penso invece che sarebbe, diciamo così, l'ultimo gesto di tenere per sé, no? Cioè alla fine finisco, spengo io la luce, poi mi luce però qualcun altro si lascia l'accesa, diciamo, non è detto ma lascia accesa per qualcun altro, diciamo così, no? Poi l'altra cosa è sulla rassegnazione, anche qui la rassegnazione a me istintivamente suscita un senso negativo.
forse avevamo qualche geometria troppo positiva e diciamo di entusiasmi giovanili, bene, per cui poi a un certo punto tante ammaccature della vita poi possono anche portare a una qualche rassegnazione. Però appunto poi ti accorgi in realtà che la rassegnazione è una fregatura, perché la rassegnazione è accettare, se, come dire, se è sbagliato l'idea un po' direi millenarista, no? Per cui io mi ci metto, faccio qualche cosa, mi sforzo e cambia tutto, mi sono messo più o meno, ho fatto qualcosa più o meno, non è cambiato quasi niente, per cui a quel punto, diciamo così, la rassegnazione come anche, come dire, anche una presa di adatto, diciamo onesta, del fatto che poi uno più o meno ci ha provato. Io penso di no, penso che invece sono cambiate tante cose, che la rassegnazione c'è sempre un veleno, no? Perché il veleno è quello che di spegnere, appunto, di non permettere l'imprevedibile, di credere che comunque c'è sempre l'imprevedibile, che però l'imprevedibile tu li andrà a cercare. Cioè, il sindaco di Bologna, ci sta, mi ha fatto una polemica, perché che, insomma, è anche interessante, perché c'è stato un incidente, forse vi ricordate, a Borgo Panigano, un incidente incredibile, dove incredibilmente non è successo il morto, soltanto quel poveretto che ha tamponato il camion, poi questo camion ha preso fuoco, ha fatto un botto, molti feriti, eccetera, ma non è morto nessuno. E anche io ho detto, c'è stata la provvidenza. E il signore ha detto, no, sono stati i carabinieri, quelli che hanno fatto, eccetera. Che è vero, tutti e due, a mio parere, sintetizzato, aiutati che Dio t'aiuta, questo stato, volgarmente e banalmente. L'ultimissima cosa è questa. E siccome prima Alessandra ha letto l'inizio del settimo sigillo, no? Finisco io con questo, almeno per me. Perché quel film è bellissimo, bellissimo, che è il settimo sigillo, che è proprio sull'Apocalisse, e di questa sfida, diciamo impossibile, va bene, per certi versi, contro la rassegnazione, per cui io ci gioco a scacchi con la morte, e ci gioco perché voglio vincere, non perché voglio perdere. E poi finisce con il protagonista che perde alla fine, ma salva i due, permette ai due di salvarsi. Io credo che questa non è la rassegnazione, questa è la consapevolezza e la determinazione, per cui l'Apocalisse dobbiamo perlomeno affrontarla perché qualcuno si salvi. Facciamo tanti auguri alla festa.